Ok, allora innanzitutto volevo un po' riprendere quel discorso che avevamo un po' accennato l'ultima volta che ci siamo visti col professor Parton sulla rappresentazione delle etichette e le misure di errore. Quindi, allora, sulla rappresentazione, vi ricordate che il professore parlava di quella funzione che converte? Quindi sulla rappresentazione delle etichette e sulle misure di errore. Allora, prendiamo in considerazione l'esempio del riconoscimento di una cifra. Allora, è chiaro che la cifra può andare. La cifra può andare da 0 fino a 9. Va bene? Quindi una possibilità. Allora, questa cifra noi la possiamo rappresentare in due modi. Quindi una cifra. Scusate. Allora. La possiamo rappresentare in due maniere. Allora, una è proprio con un numero da 0 a 9. L'altra è con un vettore che ha come elementi solo 0 e 1, che ha scusate, un vettore di ha 10 componenti. Un vettore ha 10 componenti, quindi tante quante sono le cifre, che ha 1 sulla cifra nella posizione corrispondente alla cifra che vogliamo rappresentare e 0 altrove. Posizione corrispondente alla cifra che si vuole rappresentare e zero altrove. Adesso vi faccio un esempio. Quindi, per esempio, se io prendo 5, la cifra 5, la posso rappresentare come 5 oppure come questo vettore qui. 1. Ok? Oppure come questo vettore. Come vettore colonna, se volete, perciò ci ho messo il trasposto. Ci ho messo trasposto perché così è scritto come vettore riga, ma magari uno è abituato ai vettori colonna. Comunque, la cosa importante è che come vede che ha 1, vedete che ha 1 in quinta posizione. Se volete, adesso non so se vi aiuta, quindi ci sono, questo qui è anche una rappresentazione del numero 5, cioè io se vedo questo vettore e so che, diciamo, la convenzione è questa, allora so che questo vettore rappresenta il numero 5. Allora, se volete, non so se vi aiuta, potete pensare che questa è una distribuzione di probabilità. E che quando voi scrivete questo vettore, quindi voi state pensando a una V variabile aleatoria con valori 0 fino a 9, e quando voi scrivete questo, state considerando una particolare distribuzione di probabilità di V che vi dice che la probabilità che V sia 5 è 1, mentre la probabilità che V abbia un valore diverso da 5 e 0. Quindi interpretate le componenti del vettore come queste probabilità. Oh, scusate. Le componenti del vettore che ho scritto sopra sono la distribuzione di probabilità di questa variabile v. Costituiscono la distribuzione di probabilità di v. V è quella che si chiama una variabile aleatoria certa,
perché con probabilità 1 ha un certo valore. Comunque, costituiscono la distribuzione di probabilità di V. Comunque, potete anche, se questo, non so se questo aiuta o no, come dicevo, però se forse vi è più facile pensare al vettore. Però è importante tenere a mente che ci sono questi due modi di rappresentare un'etichetta. Perché è importante? Perché in corrispondenza abbiamo analoghe rappresentazioni dell'output. Quindi tutto questo vale. Allora, questo ora per l'etichetta, per le etichette. Le etichette che sono, diciamo, il vero valore della cifra, per capirsi, possono essere rappresentate in questi due modi. Anche l'output della rete, analogamente, corrispondentemente, può avere le stesse due rappresentazioni. Perché? Allora, diciamo che nella rete che noi abbiamo visto, l'ultimo strato è costituito da 10 neuroni, scusate, li faccio un po' più grandi, diciamo, questo corrisponde alla cifra 0, cifra 1, cifra 9. Ognuno di cosa esce da ciascuno di questi neuroni? Uscirà sigma di l'ultima attivazione, se volete, sigma di ZL. ZL è l'output, scusate, l'input pesato che entra dentro ognuno di questi neuroni dell'ultimo strato. Questo è lo strato di output. Allora, lo strato di output nella rete con cui che abbiamo anche programmato, eccetera, ha 10 neuroni che corrispondono a queste cifre 0, 1, 9. Cosa entra in ciascun neurone? Entra l'input pesato, o meglio, l'input pesato è un vettore, diciamo, qui avremo, se li numeriamo, come dire, pitonianamente, allora avremo l'input pesato 0, poi qui avremo l'input pesato 1, e qui avremo l'input pesato 9. Va bene, dentro ogni neurone c'è un input pesato. E poi questi 10 componenti formano un vettore ZL. Infatti questo sarà sì. E l'output della rete, allora, dal primo neurone uscirà sigma di Z del suo input pesato, dal secondo sigma del suo input pesato, quindi che l'ultimo neurone, come sapete, nella rete che abbiamo disegnato, è un neurone sigmoidale, che fa questo, prende l'input pesato e applica la funzione sigmoidale sigma. Quindi l'output della rete è costituito da questi qui, che sono 10, scusatemi, numeri positivi. Ok? Quindi un vettore di numeri positivi. Quindi l'output della nostra rete è, per come l'abbiamo fatto finora, è, diciamo, perlomeno, se non facciamo altro, è un vettore A con L, l'abbiamo chiamato, che poi non è altro che sigma di ZL, cioè applichiamo a ogni componente del vettore ZL la funzione sigmoidale sigma. Quindi è un vettore A con L con componenti positive. Ogni numero è positivo perché la funzione sigmoidale prende solo valori positivi. Ok? Allora, ora, questi numeri, quindi questi AL0 fino ad AL9, costituiscono un vettore, no? Come abbiamo detto. Questo vettore è il vettore che noi andiamo a confrontare con il vettore 0, 0, con quella rappresentazione dell'etichetta. Quindi questo è un vettore che confrontiamo, che possiamo confrontare con una delle due rappresentazioni dell'etichetta, cioè con l'etichetta rappresentata come
un vettore. Perché infatti sarebbe anche lì un vettore rappresentata come vettore a 10 componenti. Ok? Quindi noi possiamo o prendere questo output e confrontarlo con l'etichetta rappresentata come un vettore. Confrontiamo un vettore con un vettore, due vettori con lo stesso numero di componenti. Oppure, in alternativa, quello che noi possiamo fare è trasformare l'output della rete in un numero tra 0 e 9 e confrontarlo con l'etichetta rappresentata proprio come numero tra 0 e 9. Quindi, diciamo, purtroppo devo salvare e prendere un'altra pagina. Allora, oppure possiamo fare questo. Possiamo cercare la componente più grande, cercare la componente più alta del vettore, più alta di questo vettore a 0, a 1 fino ad a 9. Questi sono 10 numeri positivi. Io prendo il più alto. Va bene? Quindi prendo, scegliamo, in pratica scegliamo il più alto tra i numeri a 0L, a 1L fino ad L9. Supponiamo che mi venga 8, cioè non 8, scusate, supponiamo che sia A con 8. Oh, dovete supporre che non accada mai che ce ne siano due, perché altrimenti dovete dare un criterio per decidere quale volete scegliere. Ma supponete che non accada, in effetti è un evento che ha probabilità, insomma, scegliete sempre, supponete che ce ne sia uno solo. E supponete per esempio che sia AL8, allora noi diremo che l'output è 8. Va bene, quindi noi diremo che l'output è 8. Va bene, quindi non usiamo più come rappresentazione dell'output, come output, non usiamo più come output tutto questo vettore. Ma facciamo questa ulteriore operazione. Guardiamo qual è il numero più grande fra questi qua. Scegliamo il numero più grande, poi guardiamo l'indice. Quindi guardiamo l'indice del numero più grande e quell'indice lo prendiamo come output. In questo modo l'output viene a essere un numero tra 0 e 9, che noi andiamo a confrontare con l'etichetta rappresentata come numero tra 0 e 9. Va bene? È 8 e lo confronteremo con l'etichetta intesa come, lo confronteremo con l'etichetta rappresentata come numero tra 0 e 9. D'accordo? Anche in passato qualcuno di voi, perché sul libro non è proprio spiegato in modo perfettamente chiaro, qualcuno di voi mi ha detto, ma allora, ma l'output sono questi 10 numeri, questo vettore qui di valori della sigmoide, oppure, allora, l'output si può rappresentare in due modi. O prendiamo tutto il vettore di valori delle sigmoidi che esce, oppure andiamo a scegliere quel valore, il valore più alto, e prendiamo l'indice di quel valore lì. Se voi pensate, dunque lo confronteremo con l'output, con l'etichetta rappresentata come numero tra 0 e 9 sempre. Ora, in effetti, se voi pensate in termini di probabilità, che cosa stiamo facendo quando prendiamo il numero più grande, no? Siccome noi abbiamo detto che in realtà questi numeri, quindi se volete facciamo un'osservazione, diciamo che ALJ è la probabilità che questa variabile V, che può avere come valore un qualsiasi numero da 0 a 9, è la probabilità che V valga J. Se io ho osservato
un certo valore, sto guardando a un certo esempio dell'input. Per esempio un esempio del training set o un esempio del validation set. Questo è un esempio di input, quindi è un esempio, per esempio un esempio del training set o del validation set o del test set anche. Quindi, perché è chiaro che questo output, questo calcolo, la rete lo fa sulla base di un esempio, no? Cioè per ogni esempio vi darà un vettore di numeri. Allora, ALJ, che è l'output della rete, per J da 0 a 9, quindi ora sto considerando tutti questi numeri, questi 10 numeri, ognuno per un neurone dell'ultimo strato, abbiamo detto un po' di tempo fa, non so se vi ricordate, che questi numeri non sono esattamente, ma insomma approssimano la probabilità che la nostra cifra incognita, la nostra cifra sconosciuta, sia J se io osservo un certo campione X. Quindi è una probabilità condizionata. Allora, quando noi scegliendo la componente AL, non lo so, K, ALI, che è la maggiore e la più alta di tutte la più alta tra A con 0 e L fino ad A9L, noi che cosa stiamo facendo? Stiamo prendendo la probabilità più alta. Quindi quando poi prendiamo l'indice di questa componente e poi scegliamo l'indice di questa componente, I in questo caso di questa componente, oppure chiamiamolo, non so, chiamiamolo J, che sennò si confonde. Perché... Professore, stiamo a dire che in altri termini è la simile probabilisticamente, la cifra più probabilisticamente. Esatto. È proprio questo dove volevo andare a parare, precisamente. Ok? Che cosa stiamo facendo? Stiamo prendendo la cifra più probabile. D'accordo, stiamo prendendo, come ha detto lei, insomma, la statisticamente più significativa, o direi la cifra più probabile, però è la stessa cosa. Statisticamente più significativa vuol dire la cifra più probabile, va bene? Quindi questo è quello che facciamo, quindi è una cosa molto naturale, no? D'accordo, quando noi facciamo questa cosa, questa operazione, prendiamo l'8, diciamo che l'output è 8, e stiamo dicendo che l'8 è la cifra più probabile. Quindi una cosa del tutto naturale. Benissimo, e quindi noi l'output possiamo vederlo in due modi. O consideriamo tutto il vettore, che sarebbe tutta la distribuzione di probabilità condizionata, la probabilità che V valga 0, la probabilità che V valga 1, la probabilità che V valga 9, eccetera. O ci teniamo tutta la distribuzione di probabilità condizionata, tutte le probabilità, oppure diciamo no, io voglio una risposta, come dire, secca, e allora prendo la cifra più probabile. Ok? Quindi io voglio dalla mia rete, non voglio tenermi tutta la distribuzione di probabilità, voglio una risposta appunto secca dalla mia rete, e allora la risposta sarà prendi la cifra più probabile. Benone, quindi, allora, dobbiamo aggiungere ancora un tassello, che è quello delle misure d'errore. Cioè, come si lega questo al discorso delle misure di errore? Noi stiamo usando due diverse misure di errore. Oh, interrompetemi quando volete, eh? Allora, una è la funzione, proprio alla fine, diciamo, è la funzione di perdita, che poi dà luogo al costo quando facciamo la media e tutto. Però la funzione di perdita cosa fa? Confronta l'output della rete come vettore
con l'etichetta come vettore. Adesso qui stavo scrivendone una in particolare, ma la funzione di perdita è comunque sempre una funzione dell'etichetta e dell'output. Qui questi sono vettori. Quando noi usiamo la funzione di perdita, stiamo rappresentando l'etichetta come un vettore di 0 e 1 e l'output come un vettore con 10 componenti positive, che poi, come vi ho detto, volendo, sarebbero due distribuzioni di probabilità, sia Y che A con L. Comunque non ha importanza, sono due vettori. E le funzioni di perdita che abbiamo visto finora sono: una è lo scarto quadratico medio, in cui noi facciamo la differenza tra il vettore Y meno il vettore A con L, e poi ne calcoliamo la norma al quadrato moltiplicata un mezzo. E questa cos'è? È un mezzo, la somma su tutte le J che vanno da 0 a 9, del quadrato della differenza delle componenti, cioè componente per componente facciamo la differenza tra i due vettori, cioè facciamo la differenza fra ciascuna coppia di componenti, capito? Componente per componente, poi facciamo il quadrato, poi sommiamo. Ok? Questo è lo scarto quadratico medio. Oppure abbiamo visto anche l'entropia. L'entropia era meno una somma su J di YJ logaritmo naturale di A con J, vabbè, messo il meno davanti, più la somma su più 1 meno YJ se no ci andava fuori la somma, scusate, sono un attimo, scusate perché sto pensando a quello che vi devo dire subito dopo, più la somma su J di 1 meno YJ per il logaritmo di A, di 1 meno AJ. Allora, 1 meno AJL. Ok, questa è l'entropia. Anche questa, perché abbiamo questi J in basso? Questo J va da 0 a 9, anche questo J va da 0 a 9, perché questa YJ e questa AJL sono le componenti del rispettivo vettore. Quindi la funzione di perdita confronta sempre l'etichetta rappresentata come un vettore con l'output vettoriale dei 10 neuroni della rete. E questo fa la funzione di perdita. E poi da qui, noi dalla funzione di perdita calcoliamo il costo, da qui calcoliamo il costo, che è una misura di errore, quindi da qui calcoliamo il costo in questo modo che vi richiamo, in questo modo qui. Cioè, il costo noi lo calcoliamo per ogni esempio X, calcoliamo una CX, un costo X, che dipende dalla, diciamo, dai pesi che abbiamo dentro, e questo costo è semplicemente la funzione di perdita calcolata sull'etichetta di X e sull'output che dipende da X, da W e da B. Quindi vedete che abbiamo una dipendenza da X che mettiamo qua. E poi vediamo questo costo come funzione di W e B. Poi questo è il costo per ogni singolo esempio. E poi andiamo a fare 1 su N, dove N grande è il numero degli esempi, andiamo a fare la media aritmetica. Somme su tutti gli esempi di CX di W e B. E questo è il costo complessivo, che è una misura di errore. N grande è il numero degli esempi e qui sommiamo su tutti gli esempi. Questa qui è una misura di errore. È una misura di errore che noi calcoliamo dalla funzione di perdita, e la funzione di perdita confronta, lo dico ancora una volta, i due vettori. L'etichetta rappresentata come vettore e l'output vettoriale dei 10 neuroni dell'ultimo strato, dello strato di output. Questa è una misura di errore. Poi abbiamo un'altra misura di errore, che è l'accuratezza.
Ora, l'accuratezza invece è basata, allora, facciamo così, l'accuratezza invece è basata sulle altre rappresentazioni. No, sì. La dovrei chiamare costo, è il costo questo, che si basa sulla funzione di perdita, ma quindi diciamo che è il costo. Vabbè. Quindi la prima misura di errore è 1, è il costo. Bene, seconda misura di errore è l'accuratezza. Che cos'è l'accuratezza? L'accuratezza la calcoliamo semplicemente così, che invece si basa sull'altra rappresentazione. Quindi noi prendiamo y, la rappresentazione dell'etichetta come numero tra 0 e 9, e la rappresentazione dell'output, il numero più probabile, va bene, quello che abbiamo detto poco fa, e andiamo a vedere quanti sono uguali, quanti coincidono. Quindi l'accuratezza si calcola così, si calcola il numero di esempi per i quali l'etichetta rappresentata come numero tra 0 e 9, non come vettore, e l'output, inteso ora però come numero più probabile, quindi anch'esso un numero tra 0 e 9, quindi qui la cosa importante è questa, l'etichetta rappresentata come numero tra 0 e 9, l'output inteso come un numero, come il numero più probabile, anch'esso tra 0 e 9, andiamo a calcolare il numero di esempi per i quali l'etichetta e l'output coincidono. Quindi avremo, per ogni esempio, abbiamo un numero che è l'etichetta, un altro numero che è l'output, e poi diciamo, sono uguali o non sono uguali? Sì, lo conto, no, non lo conto. Quindi contiamo il numero di esempi per cui sono uguali e poi dividiamo per n il numero totale di esempi. Ok, questa è l'accuratezza. Cioè è questa frazione, d'accordo? L'accuratezza è questa frazione. O se volete questa, se, come dire, questa percentuale è la stessa cosa. Insomma, infatti la vedete che quando compare è una percentuale, d'accordo? Non è... Oh, allora, cosa succede? Va bene? Quindi sono due misure di errore, entrambe due misure di errore diverse, che utilizzano rappresentazioni diverse dell'etichetta e dell'output. Ora, infine, per chiudere il discorso, che succede? Che quando noi facciamo il, quando noi addestriamo la rete, e quindi, no, ho sbagliato, scusate un attimo, allora, quando noi addestriamo la rete, aspettate, volevo questo. Quando noi addestriamo la rete, noi all'inizio usiamo il costo, perché? Perché minimizziamo il costo. Noi diamo alla rete gli esempi del training test e andiamo avanti, no? Modifichiamo i pesi fino ad arrivare a un valore, diciamo, a un valore soddisfacente del costo, cioè noi minimizziamo una funzione che è il costo. Quello che voglio dire quindi è che durante l'addestramento noi minimizziamo il costo, e quindi di queste due misure di errori, quella che noi minimizziamo è il costo. Perciò usiamo le rappresentazioni come vettori. Perciò usiamo
le rappresentazioni come vettori, perché il costo si calcola sui vettori, sulle rappresentazioni come vettori. Invece, e questo, quando noi durante l'addestramento, che cosa usiamo? E usiamo il training test. Quindi i dati del training test sono anche le etichette, quindi le etichette del training test sono rappresentate come vettori. Quindi le etichette del training test sono rappresentate come vettori. Ora, poi che succede? Dopo la fase di addestramento, spesso si usa il validation set, cioè si cerca di prima di testare realmente la rete, si fa un'operazione in più sul validation test per vedere, per controllare che non ci sia stato overfitting, eccetera. A questo scopo voi prendete il validation test, che è un altro insieme, il training set, se io ho avuto una giornataccia, set volevo dire. Ho detto test dappertutto, ma volevo dire set. Allora, dopodiché, quando in una fase successiva, uno per esempio per controllare se c'è stato overfitting, cosa fate? Prendete il validation set e calcolate cosa? L'accuratezza. Quindi tipicamente poi si calcola, si verifica l'accuratezza sul validation test. Si verifica l'accuratezza, quindi l'altra misura di errore, sul validation set. E perciò i dati del validation set in genere sono rappresentati come cifre, come numeri. Perciò le etichette del validation set sono rappresentate come numeri, un numero tra 0 e 9. Ora, è questo di base. Dopodiché è chiaro che se voi però volete, come abbiamo fatto anche la settimana scorsa, calcolare anche il costo sul validation set, per esempio, allora dovrete convertire le etichette a vettori, che è quello che faceva il programma. Oppure viceversa, se volete calcolare l'accuratezza anche sugli esempi del training set, dovrete convertire le etichette del training set a numeri. D'accordo? E questo è il motivo per cui bisogna fare la conversione, perché, diciamo, come procedura standard, sul training set calcolate il costo e quindi utilizzate i vettori, sul validation set calcolate l'accuratezza e quindi usate i numeri tra 0 e 9, la rappresentazione come numeri tra 0 e 9. Nulla proibisce di calcolare anche l'accuratezza sul training test e invece il costo sul validation set, semplicemente dovete convertire le etichette da un formato a un altro, diciamo, da una rappresentazione a un'altra. D'accordo? Non so se è chiaro così adesso il quadro, il discorso. E poi io capisco che può essere un po', non è proprio forse ovvia questo fatto che un numero possa essere rappresentato come un vettore di zeri e uni. Però voi appunto potete pensare il numero come una variabile aleatoria, il numero 3, come una variabile aleatoria che vale sicuramente 3, con probabilità 1 vale 3, e allora la sua distribuzione di probabilità come è fatta? È 1 sul 3 ed è 0 su tutte le altre cifre. Comunque, adesso se invece preferite, se no usate il criterio. Insomma, io prendo un vettore,
che ha tutti zeri tranne un 1, dove sta quell'1, quella è la cifra che io voglio rappresentare. È la stessa cosa. Scusi, prof. Mi sento? Sì. Potremmo scrivere, per quanto riguarda il passaggio da vettore a numero, per esempio, L uguale argmax di J. Sì. Certo. Sarebbe anche più esplicativo. Argmax di J di A, L e J. Sì. Sì. Assolutamente, assolutamente giusto. La ringrazio. E la stessa cosa in realtà potete fare per le etichette, eh? È anche vera questa. Cioè, se la mia etichetta è rappresentata come un vettore di 0 e 1, vale la stessa cosa, identica. Sì, è giustissimo. Ok? È giustissimo, questo è il modo formale, quindi preciso, come dire, matematico, di dire quello che vi dicevo prima a parole. Ok, avete altre domande? Cioè, avete qualche domanda? Questa era giustamente più un'osservazione che una domanda. Avete osservazioni o domande? Vabbè, va bene. Allora, volete fare una piccola pausa? Perché adesso iniziamo l'altro argomento di oggi, che è il softmax, cioè i neuroni softmax. Va bene. Ok. Piccola pausa? Sì, per quando riniziamo, prof? Allora, guarda, io inizierei alle, non so, 5:05? Va bene. 17:05? A lei l'ultima parola, prof. Va 05 bene, per preciso. Benissimo, ci vediamo va. Tra poco, ci sentiamo tra poco. A tra poco.